Pinguini, prima di iniziare col video, annuncio. Per una buona parte di questo video ho dimenticato di attivare il microfono e quindi sentirete tutto un po' distante. Poi a un certo punto l'ho visto, l'ho attivato e mi sentirete bene. Scusate questo inconveniente, adesso inizio. Benvenuti e benvenuti Pinguini in questo nuovo video di 7 linguaggi in 7 giorni. Io sono Valerio e oggi vediamo Java. Il motivo principale per cui Java è stato sviluppato negli anni 90 era per risolvere alcuni problemi che aveva C++. Ma di questi problemi ne riparliamo quando farò partire il timer. Java è uno di quei linguaggi che io definisco nella terra di mezzo, è una definizione che diedi in occasione di questo video, quindi andatelo a ripescare, perché seppur è un linguaggio di programmazione compilato, il risultato della compilazione non è un eseguibile come succede per C o C++, ma deve essere interpretato da un altro programma. In caso di Java, questo si chiama Java Virtual Machine, quindi il risultato della compilazione è praticamente quello che viene definito un bytecode, quindi un file binario che è un eseguibile per un'architettura di computer che non esiste, chiamata appunto Java Virtual Machine. Questa cosa fu fatta perché Java aveva l'obiettivo anche di essere quello che si definisce cross-platform, cioè scrivi il tuo codice una volta e questo può essere eseguito in tutte le architetture, perché l'azienda dietro Java, che era la Sun, sviluppava le Java Virtual Machine per una svagonata di architetture. Poi la Sun fu acquistata dalla Oracle ed è la Oracle adesso che si occupa di continuare lo sviluppo. E quindi, fatta questa breve introduzione, io direi di andare a mettere le mani nella marmellata ed iniziare con la lezione di Java. Ma prima di cominciare, vi vorrei ricordare come solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video di queste serie che usciranno nei giorni a seguire. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a parlare di Java. Dunque, Java, a differenza di C++, è un linguaggio di programmazione puramente ad oggetti, cioè la programmazione ad oggetti è il paradigma che la fa da padrona. E infatti io inizierò col parlare delle differenze che ci sono fra Java e C++, perché non ha senso fare differenza fra Java e C. La prima differenza sostanziale fra Java e C++ è che è proprio questa caratteristica che alla fine Java è stato sviluppato è l'assenza dei puntatori. I puntatori in C e in C++, anche per programmatori esperti, sono un problema non da poco. Possono generare bug e può scoppiare tutto, ma molto molto facilmente. Perché l'errore di segmentation fault non succede solamente quando si sfornano gli array, succede anche quando abbiamo un puntatore che è stato inizializzato male e quindi punta un'area di memoria che il programma non può accedere. Quindi, diciamo, i puntatori, nonostante che diano una libertà assoluta al programmatore, però, se non utilizzati correttamente, possono sfasciare tutto. Quindi Java elimina i puntatori. Ora, di fatto questa cosa che ho detto è pure sbagliata, perché Java ha i puntatori, internamente li usa. Semplicemente noi nel linguaggio non abbiamo alcun controllo su di essi. Cioè, quindi la sintassi asterisco non esiste. Però noi sappiamo che Java internamente li usa, come tutti gli altri linguaggi di programmazione che hanno tolto i puntatori dalla sintassi del linguaggio. Quindi mettiamo così, i puntatori ci sono ma non si vedono, è come la nebbia a Milano. La seconda cosa è che Java non ha le struct, però c'ha le classi. Sappiamo che le struct in C serve per fare dei record, però anche sappiamo che le struct in C++ alla fine le possiamo utilizzare anche per fare delle classi. E siccome Java è tutto ad oggetti, perché avere due parole chiave? Abbiamo solo classi. Java, a differenza di C++, non implementa l'ereditarietà multipla. Quindi una classe può estendere una ed una sola classe. Tra l'altro in Java tutte le classi, sia quelle di sistema che quelle che facciamo noi, se noi non specifichiamo quale classe estende, in automatico ogni classe estende la classe di sistema object. Quindi, per farla breve, se noi abbiamo una classe che non estende niente, automaticamente la nostra classe estenderà la classe object, portandosi dietro tutti i metodi che la classe object ha. Ma in ogni caso, anche se la nostra classe estendesse un'altra classe, quella classe o i suoi, diciamo, genitori della gerarchia di classe, alla fine si arriva sempre alla classe object. Quindi in Java tutto
è un'estensione della classe Object. Quindi qualcuno potrebbe dire, allora la classe Object, poiché è una classe di sistema, ha un trattamento speciale dal compilatore. E sì, già questa è una delle prime cose che a me non piacciono di Java, perché esistono delle classi che sono più speciali di altre. A me queste cose nei linguaggi mi fanno impazzire. Mi piacciono i linguaggi in cui tutto sia paritetico. Sì, è così, C++ è così, Python è così, però Java ti dà delle classi di serie A e delle classi di serie B. E ci sono tante classi di serie A, e la classe Object è solo una dei cittadini di serie A che abbiamo. E come vi dicevo in questo video, tutti i metodi che non sono privati o statici sono l'equivalente di metodi virtual in C++. Ora, un'altra differenza con C++ è la sintassi. Ora, è vero che la sintassi di Java è palesemente ispirata a quella di C++, perché infatti ci ritroviamo con uno sbotto di cose che già conosciamo, dall'altra parte ovviamente ci sono delle differenze. La prima cosa è che non esiste il preprocessore. Però se vogliamo importare roba di una libreria, diciamo, standard che si trova in Java o una libreria che facciamo noi, bisogna utilizzare la parola chiave import. E come le include e le import si mettono in cima al file, però le import non funzionano come le include. Se vi ricordate, le include fanno il copia e incolla degli header al file. Questo non succede con gli import. Un'altra differenza da C++ è che, se vi ricordate, i modificatori di accesso in C++ era una sorta di gruppi, cioè noi avevamo qua il gruppo private, il gruppo protected e il gruppo public. Invece in Java questa cosa non c'è. Quando si crea un metodo, prima del tipo bisogna mettere per ogni metodo il modificatore di accesso, se public, protected e private. In realtà Java anche implementa un quarto modificatore di accesso. E come si chiama? Non si chiama. Se noi non scriviamo né public, né protected, né private, l'assenza di modificatore di accesso in realtà è un altro modificatore di accesso. Se noi non mettiamo il modificatore di accesso in Java, la visibilità di quel metodo, di quella proprietà, è a livello di package. Cos'è il package? Il package è una sorta di quello che abbiamo in C come namespace. È più o meno lo stesso principio. Invece, a differenza C++, quando un modificatore di accesso viene omesso, per l'struct in automatico è public, per le class il modificatore di accesso di default è private. Ora, anche Java ha dei tipi di dati primitivi, che sono quelli che vedete a schermo. Sono molto di meno di quelli che abbiamo in C++ o C, però hanno una differenza sostanziale. I tipi di dato primitivi di C e C++ dipendono dall'architettura. Infatti vi ho fatto tutto un discorso in occasione di C, ma lo stesso si applica anche per C++, che alcuni tipi di dati possono avere dimensioni diverse in base abbiamo un computer a 32 e 64 bit. Poiché il codice Java viene poi compilato per questa Java Virtual Machine, Java ci dà la, come si dice, certezza che tutti i tipi di dato hanno sempre la stessa lunghezza, indipendentemente dalla macchina in cui effettivamente poi la Java Virtual Machine esegue il tuo codice. Ovviamente ci sono delle differenze con i tipi di dati primitivi di C o C++, tipo i char in Java hanno 2 byte, questo serve per accomodare Unicode, però se noi vogliamo un tipo di dato che sia di un solo byte, appunto ci abbiamo byte. Non c'è il tipo di dato short int, c'è solamente short, non c'è il tipo di dato long int, c'è semplicemente long. Ora, una cosa che non vi ho detto, in C e in C++ possiamo mettere int, lasciare solamente short o long. A me sta cosa non piace, a me mettere le cose implicite odio, per me deve essere tutto esplicito. E quindi queste sono, diciamo, le prime differenze sostanziali fra Java e C++. Un'altra differenza sta negli array. Intanto la sintassi per dichiarare un array è leggermente diversa. In C o C++ facciamo questa cosa, come vedete a schermo. E le parentesi quadre le mettevamo dopo il nome della variabile. In Java le parentesi quadre vanno prima del nome. Qua qualcuno potrebbe criticare e dire, ma non è vero, le possiamo mettere anche dopo il nome. Sì, diciamo che i programmatori di Java vogliono che tu metta le parentesi quadre in un array prima del nome della variabile, però sono stati permissivi e hanno permesso di avere entrambe le sintassi per i programmatori che vengono da C e C++. Questa cosa la dico perché poi ce la ritroviamo in C#, ma non anticipo niente. E quando noi dobbiamo poi alla fine istanziare un array, perché qui non abbiamo un array di 5, 10, 15, 20, abbiamo un array niente, dobbiamo fare questa roba qua. Dobbiamo scrivere new, seguito dal tipo
di quell'array seguito dalla dimensione dell'array. Ora, la parola chiave new è una parola su cui mi dovrò soffermare non poco. Utilizzando questa sintassi, praticamente non è come in C e C++ che noi avevamo quell'array, diciamo, in cui passavamo il numero sempre di quella dimensione. Ovviamente, certo, in C e C++ potevamo avere delle dimensioni non dettate solamente da costanti, ma anche da variabili all'interno delle parentesi quadrate. Certo, si può fare, ma questa cosa è arrivata dopo. Originalmente in C la dimensione degli array era data da costanti. Certo, esistono dei modi per avere degli array la cui dimensione non è possibile saperla a tempo di compilazione, quindi a te serve fare la runtime, e questa è una cosa che io non vi ho spiegato. Però si può fare. In Java questa roba di avere array con una dimensione conosciuta a runtime lo si fa mediante la parola chiave new. Adesso sulla parola chiave new devo fare una lunga discussione, perché ci colleghiamo anche a C++. Adesso parlo di programmazione in generale e poi contestualizzo. In un programma esistono due posti in cui i dati vengono messi: nello stack, che già avevo più o meno introdotto, e nello heap, che non vi ho introdotto. Stack dall'inglese vuol dire pila, non la batteria, una catasta di roba impilata, e heap vuol dire mucchio, ovvero roba ammassata. Quando noi definiamo le variabili in Java senza la chiave new, quindi diciamo tutte le variabili con un tipo di dato primitivo, o in C++, se vi ricordate, io ho istanziato la classe game in questa maniera, senza utilizzare new, perché anche in C++ c'è la parola chiave new. Quando facciamo tutto questo, quando la parola chiave new non è coinvolta, le variabili vengono definite nello stack. Cosa significa? Significa che quando la funzione ritorna, quei dati vengono tolti appunto dallo stack, vengono eliminati, quindi quelle variabili hanno visibilità solamente all'interno di quella funzione. Ovviamente nel mio caso di C++, per l'istanza della classe game, siccome la funzione main è permanente in un programma, perché quando ritorna funzionalmente significa che il programma è finito, diciamo, quando mettiamo una variabile nello stack di main, utilizzando il puntatore la possiamo far vedere dappertutto. Se io creo in C++ un oggetto di quel tipo, senza utilizzare la parola chiave new, all'interno di una funzione, e poi viene persa. Certo, la possiamo restituire, però quella è un'operazione che io sconsiglio di fare. Per tanti motivi di efficienza, lasciamo perdere. Non voglio entrarci adesso. Le variabili dichiarate in questa maniera che abbiamo visto sinora vengono tutte messe nello stack di ognuna delle funzioni, e quindi quando le funzioni ritornano, vengono perse. E per questo io ho un programma a un'area di memoria chiamato heap. È quella parte della memoria di un programma che praticamente permette di avere variabili là alla ammucchiate messe là. In C bisogna utilizzare la locazione dinamica per utilizzare lo heap mediante le funzioni della standard library chiamate malloc. Però il problema della malloc è che ogni qualvolta che viene allocata un'area di memoria nello heap bisogna liberarla con la funzione free. E infatti quando si fa la malloc e non si fa una free, si ha quello che si chiama memory leak, ovvero c'è un'area di memoria occupata che però non viene più utilizzata, però il sistema operativo sa che quell'area è occupata, e se noi non facciamo correttamente le free, quell'area di memoria resterà occupata finché il programma è in esecuzione. E infatti, se avete visto il mio video che ho fatto sui Pokémon qualche tempo fa, in quel gioco ci sono così tanti memory leak che scogliona. Ovviamente in C++ abbiamo anche le malloc, anche un po' migliorato la situazione. Possiamo utilizzare la parola chiave new per istanziare un oggetto nello heap. Però quando lo facciamo in quel caso, dobbiamo cambiare il tipo della variabile anziché di tipo di quell'oggetto, ma di puntatore a quell'oggetto. Anziché di avere la free, possiamo avere la parola chiave del, che permette di liberare tutto quello che è stato allocato dinamicamente dalla parola chiave new. Perché è tutta sta cosa? Perché più o meno lo stesso ragionamento è in Java. Con l'unica differenza che noi non dobbiamo dichiarare nel puntatore niente, perché in Java tutto quello che non è una variabile primitiva è un puntatore a un qualche tipo di oggetto. E quindi ecco perché quando noi dichiariamo un array dobbiamo mettere new, sì, anche gli array sono visti come degli oggetti. Anche quando creiamo un'istanza di una qualunque classe dobbiamo mettere new e il nome del costruttore o comunque della classe. Sappiamo che il nome del costruttore e il nome della classe e viceversa, anche in Java questa cosa persiste. Però in Java non abbiamo la parola chiave del, non possiamo cancellare niente. E quindi abbiamo il memory leak in Java? No, questo no. Java ha un processo interno che libera memoria di tanto in tanto. Questo processo viene chiamato garbage collector, che significa
quello che prende la monnezza. Il capocircolante è molto complicato come funziona ed è anche molto intelligente, però il suo funzionamento lo possiamo vedere in questa maniera. Quando vede che in un'area di memoria c'è un oggetto che non è puntato da nessuna variabile, quindi non è più utilizzato, semplicemente lo dialloga. Però noi non sappiamo questo processo quando viene fatto quando un certo punto Java si sveglia e dice oh ok, andiamo a prendere la monnezza. Ora, poco fa avevo detto che gli array sono una sorta di oggetti, ma gli array in Java sono degli oggetti o non sono degli oggetti? Ok, facciamo un passo indietro. Ognuno di questi tipi primitivi ha una classe associata che si chiama wrapper class, cioè classe che sta intorno. E queste wrapper class permettono in certe situazioni di utilizzare i tipi primitivi un po' come se fossero degli oggetti. E qui abbiamo un altro gruppo di, come si dice, classi che hanno un trattamento particolare. Abbiamo quella array, quindi diciamo gli array sono una sorta visti come, cioè, come un po' come tutti i tipi primitivi. Sono dei tipi primitivi ma possono essere visti anche come delle classi. E questo come? Vi faccio un esempio semplicissimo. Istanzio qua due variabili, una di tipo int e un altro utilizzando la wrapper class integer. E qui posso fare una cosa del tipo uguale 5 o uguale l'altra variabile, tutto quello che vogliamo noi. Questa cosa non dà alcun problema di compilazione. Questo perché Java tratta queste wrapper class in maniera decisamente diversa dalle classi che possiamo fare noi comuni mortali. Perché questa cosa che dico io non è giusta? Perché se questa variabile è tipo integer, io dovrei fare una new integer magari di 5. Però Java ci dà questo zucchero sintattico che è comodo durante la programmazione, però a me dà fastidio queste cose, a me danno veramente fastidio. Però questa cosa si applica per char, per il double, per il float, per tutto quello che volete voi. In Java un'altra classe che ha dei benefici particolari è la classe string. Perché quando noi in C e C++ abbiamo delle stringhe, queste vengono automaticamente dal compilatore settate di un tipo puntatore a const char. E ci sta che il compilatore ti tratta le stringhe con un tipo primitivo, con un tipo che conosce. Invece in Java, in string, quindi anche la classe string ha i suoi trattamenti speciali. Un altro vantaggio che abbiamo è sugli array, perché noi con gli array non possiamo sforare. Perché quando noi sforiamo, anziché avere un segmentation fault, otteniamo un'eccezione. E che cos'è questa eccezione? Tra un po' ve lo dico, abbiate pazienza. Gli array in Java, poiché alla fine sono implementati un po' come se fossero degli oggetti, hanno una proprietà che si chiama length, che è una proprietà in sola lettura che permette di ottenere la lunghezza dell'array. Ora, in Java non esistono proprietà in sola lettura. Non ci sono. Cioè, no. Lo possiamo fare in C#, infatti lo vediamo la prossima volta, ma in Java non esistono e quindi anche in questo caso la proprietà length di array ha una sorta di trattamento speciale. E a me queste cose mi fanno incazzare come le bestie. Perché tra l'altro questa è una limitazione di Java che non può avere proprietà in sola lettura, cosa che hanno altri linguaggi di programmazione. Dunque, cosa sono le eccezioni? Ci sarebbe tanto da dire sulle eccezioni, ma io abbrevio. Le eccezioni sono un meccanismo per gestire gli errori in un programma. Permette di interrompere l'esecuzione di una funzione in maniera brusca e farla ritornare, come dicevo, in maniera brusca nel caso in cui succede un errore. Noi abbiamo visto che le funzioni ritornano quando termino o arriva alla parola chiave return. Ecco, le eccezioni sono un altro meccanismo per interrompere l'esecuzione di una funzione. Le eccezioni, come vi avevo accennato, ci sono anche in C++ e vengono più o meno implementate alla stessa maniera. Con le eccezioni si possono fare due cose, o lanciarle o prenderle. Lanciare un'eccezione, infatti ecco perché si usa la parola chiave throw, significa che tu programmatore in quella funzione stai gestendo un tipo di errore di cui vuoi rendere nota la funzione chiamante. Prendere un'eccezione significa che tu stai chiamando una funzione che molto probabilmente potrebbe dare degli errori. Esempi classici sono, per esempio, abbiamo la funzione che va a leggere in un file e vogliamo gestire il caso in cui il file non esiste o il file non si può leggere. Quindi esistono delle eccezioni che permettono di prendere questi casi. Oppure stiamo facendo la divisione per zero o stiamo sforando un array, quindi sono tutti casi possibili. E questo si fa mediante il blocco try catch. Infatti qua a schermo io faccio un esempio in cui io sforo in maniera deliberata un array e vedete che qua io scrivo catch il nome dell'eccezione e metto anche il nome di una variabile, il nome di un identificatore. E poi io qua scrivo, non lo so, qualcosa tipo se sforando l'array. E cos'è questa exception che vedete qua? Exception è un oggetto. E sì, anche questi qua hanno un trattamento particolare.
Tutte le eccezioni in Java estendono la classe exception, che a sua volta estende anche object. Quindi in Java abbiamo due tipi di eccezioni: quelli fatte dalla classe exception o derivate, o quelle derivate dalla runtime exception, che poi anche la runtime exception è derivata da exception. Anche qua ci sono dei casi particolari, basta casi particolari. Le eccezioni che sono di tipo runtime exception o derivate sono quelle impreviste, quelle che non si possono prevedere durante il processo di stesura di un programma. Invece le eccezioni che non derivano da runtime exception ma solo da exception vengono definite checked exception, e sono quelle che sono previste. Infatti, quando un metodo lancia un'eccezione che non sia una runtime exception, va definito nella intersezione del metodo che quella eccezione lancia una o due eccezioni, che sono quelle definite checked exception. Perché quando noi in Java abbiamo delle checked exception e chiamiamo un metodo che può lanciare delle checked exception, ci obbliga ad utilizzare il blocco try-catch, cioè proprio in maniera coercitiva ce lo obbliga. Invece le runtime exception non possono essere, diciamo, previste, però noi possiamo sempre mettere un blocco try-catch in caso in cui magari ci possiamo aspettare una sorta di runtime exception. Cosa succede quando noi non gestiamo in Java una runtime exception? Esplode tutto? Segue un decimal fault? No. Cioè, quando noi eseguiamo il nostro programma all'interno della Java Virtual Machine è già eseguito una sorta di try-catch all'interno della JVM, quindi non vi preoccupate. Quindi, come avete visto, le eccezioni sono un metodo per gestire gli errori utilizzando la programmazione dei dati oggetti, ed è implementata da tutte le parti così. Adesso parliamo per Java del concetto delle classi astratte. In Java le classi astratte sono delle classi che hanno almeno un metodo astratto. Avrà la parola chiave abstract all'inizio. Quindi un metodo astratto è un metodo che non ha il corpo della funzione, cioè non è definito. I metodi astratti devono essere poi definiti da tutte quelle classi che la estendono. Noi non possiamo creare istanze di classi astratte, tuttavia tutte le classi che la estendono, e quindi vengono definite classi concrete, a meno che anche esse sono astratte e che implementano quel metodo, diventano concrete e quindi si possono istanziare. Perché queste cose ci permettono di avere una certa flessibilità in diversi casi. Uno di questi è quando, per esempio, abbiamo una classe tipo veicolo che ha il metodo astratto tipo accedere, però poi io posso estendere quella classe veicolo come auto, moto, treno, bus, quindi ho queste 3-4 classi concrete. Io posso creare un array di veicoli, però ognuno dell'elemento dell'array può essere una classe concreta di ognuno di questi qua che vi ho detto, un treno o una moto o una macchina, perché noi possiamo avere delle variabili di un tipo cui le istanze sono o di quel tipo, se è possibile, o di un sottotipo. Infatti, questa cosa possiamo fare anche con la classe object. Poiché tutte le classi estendono object, noi possiamo avere un array di object che alla fine ogni elemento dell'array contiene un oggetto di qualunque tipo. Ora, questa cosa di avere array di object che permette di prendere qualunque cosa è stata sempre vista male in Java, e per questo che hanno implementato i generics, che hanno migliorato delle cose ma sfasciato delle altre. Come vi dicevo, C++ implementa i generics mediante i template. Mi sentite meglio? Scusate, mi sono accorto adesso che non ho fatto partire la registrazione del micro. Però prima di passare ai generics, vorrei dire che anche C++ implementa un modo per avere le classi astratte. E come lo si fa? Le classi astratte in C++ sono quelle classi che hanno metodi virtual che non sono definite, quindi hanno solamente il prototipo. Però questo non basta. Rido perché c'è una sintassi, secondo me, del c***o. Non c'è una parola chiave abstract, però per far capire al compilatore che quel metodo è astratto, bisogna scrivere dopo la parentesi tonde dei parametri uguale a zero. Perché? Non lo so perché, me ne cazzata, però è così. Ok, detto ciò, passiamo ai generics. Come vi dicevo l'altra volta, anche C++ ha i generics, però si chiama template. I motivi perché si chiamano nomi diversi è perché le loro di compilatore sono implementate in maniera diversa, però diciamo la sintassi è la stessa e l'idea che ci sta di base è la stessa. Ora, vi ricordate quando in C++ utilizzavo VEC con questa sintassi? Ecco, all'interno di questa, diciamo, sorta di diamante, noi mettiamo un tipo, la classe Vector. È una classe che permette di ospitare elementi dello stesso tipo,
ma essendo comunque una classe fatta da un programmatore, di che tipo sono gli elementi messi all'interno della classe Vector? Beh, tramite i generics noi possiamo specificarli, utilizzando appunto queste parentesi angolari. Ecco, la stessa cosa la si può fare in Java. La sintassi è più o meno identica. In Java ci sono diversi equivalenti della classe Vector, a me piace utilizzare ArrayList e come vedete qua a schermo, io creo una lista che è implementata mediante array internamente, ecco perché si chiama ArrayList, di che tipo? Bah, mettiamo di un tipo che a me piace, il tipo Boris. E in quella ArrayList io posso mettere elementi di tipo Boris o addirittura tipi che estendono la classe Boris. Tuttavia, i generics in Java sono implementati un po' a culo perché i tipi che noi passiamo a un'istanza di una classe non possono essere tipi primitivi, devono essere degli oggetti e quindi dobbiamo utilizzare le classi wrapper per gli interi o i float. Ora, sui generics posso dire tanto, però io mi soffermo con queste poche cose che ho detto che permettono di definire un tipo generico e poi diventa un tipo effettivo nel momento in cui creiamo un'istanza di un oggetto. Però a differenza di Java, C++ permette di avere come tipi effettivi di generics anche tipi primitivi. E questo perché in C++ a livello di compilazione i generics vengono implementati in maniera diversa. In C++, utilizzando il processo di specializzazione, cosa significa? Che se noi abbiamo una classe vector e istanziamo una classe vector che sia di tipo intero, di tipo float, internamente il compilatore creerà delle copie specializzate di ognuna di queste classi. Quindi di fatto a livello di compilazione avremo due classi specializzate, in cui effettivamente il tipo generico viene tolto e viene messo il tipo che noi passiamo. Invece Java, per evitare questa cosa, utilizza quello che si chiama type erasure, che significa cancellazione del tipo, in cui non fa questa sorta di specializzazione, ma fa un altro accrocco che molto spesso alla fin fine è quello di togliere generic e di sostituire tutti i tipi generici con object. Perché in Java sono implementati così? Perché non c'è un processo di specializzazione? Perché dal mio punto di vista il processo di specializzazione è meglio. Sì, effetto delle copie, ma le copie noi non le vediamo. In Java si utilizza questo sistema del type erasure perché i generics sono arrivati dopo, alla versione 5 di Java. Prima non esistevano. Infatti, molte delle API della, diciamo, l'equivalente della standard library di Java, quando devono prendere un metodo generico, ancora utilizzano parametri dei vari metodi come object. Java ha dei metodi speciali, non ne ha tantissimi. C Sharp ne ha molti di più, C++ ne ha una svagona di più, Java ne ha molti di meno. Uno, come abbiamo visto, è sempre il costruttore e l'altro è il metodo toString. Il metodo toString è un metodo che, come quello che ho fatto in C++, restituisce una stringa, l'ho chiamato toString per avere una sorta di parallelismo poi con Java. Cosa accade in Java? Quando una classe viene utilizzata come una stringa, o in un contesto che deve essere una stringa, tipo la vogliamo stampare allo schermo, che in Java stampare allo schermo non c'è cout, non c'è printf, dobbiamo scrivere system.out.println e passiamo una stringa, passiamo un numero, perché println ha diversi metodi overloaded, ma se passiamo un qualunque oggetto generico, alla fine deve stampare una stringa. Come si fa a stampare la stringa di un oggetto? Se noi non definiamo il metodo toString, viene utilizzato quello della classe object, perché come vedete tutte le classi estendono object. Però se noi implementiamo il metodo toString, quando c'è una sorta di conversione di tipo da oggetto, quello che abbiamo noi, in una stringa, la Java Virtual Machine automaticamente richiamerà il metodo toString. La nostra implementazione poi dovrà essere responsabile di restituire una stringa. Un ultimo appunto sull'operatore di somma: anche la classe string, essendo una classe privilegiata, con l'operatore somma possiamo fare la concatenazione di stringhe, però noi come programmatore non abbiamo alcun potere di definire come si fa la somma o la sottrazione di oggetti di classe che definiamo noi. In Java non si può fare, ma come vi dicevo, di queste cose ne parliamo in C Sharp. In conclusione, anche Java ha come punto d'ingresso il main. Ora, il main non può essere messo dove vogliamo noi, o meglio, può essere messo dove vogliamo noi, però deve essere messo sempre all'interno di un oggetto, perché in Java tutto è un oggetto. A Java Virtual Machine, quando noi diciamo di eseguire un programma, si aspetta che quella classe, o che comunque ci sia almeno una classe che implementa il metodo main. Il metodo main ha una sintassi standard. Deve essere static, deve essere void, quindi non so perché in Java non abbiamo int main. Si deve chiamare main tutto minuscolo, come quello di C++. E vede che prende come parametro un array di stringhe.
Perché in C e in C++ noi avevamo questa cosa? In realtà ce l'avevamo, sono stato io ad ometterli, perché si può omettere in C e in C++, perché nei miei video precedenti dovevo parlare di altro. Un programma può essere visto come una sottofunzione del sistema operativo e come tale possiamo passare dei parametri. Questi parametri vengono passati da quella che si chiama la riga di comando, che se vi siete avvicinati da poco alla programmazione avete visto che c'è questa sorta di terminale che permette di dialogare, come dice la mia amica Lucilla, di chattare col computer. E diciamo, il terminale è quello che stava prima delle interfacce grafiche. Quando per esempio in una riga di comando utilizziamo il comando ls, che serve per stampare a schermo il contenuto di una directory o cartella, come dir si voglia, ls non è un comando sistema operativo, è semplicemente un programma che ha il nome di ls. E quando noi passiamo dei parametri, questi parametri vengono visti in Java dal parametro del main, che è un array di stringhe. L'equivalente C e C++ è il seguente, sono in realtà due parametri. Il primo parametro dice il numero dei parametri che vengono passati dalla riga di comando, il secondo è un array che punta ad char, e questa cosa ce la ritroviamo in C sharp, para identico. In definitiva, il parametro del main sono dei parametri che vengono passati nel momento in cui un programma viene chiamato. Benissimo pinguini, io adesso ho terminato con quello che dovevo dire su Java e andiamo a vedere il nostro codice del bowling. Come potete pensare è molto simile a quello di C++, però ovviamente ho fatto delle modifiche per adattarlo a funzionare in Java. Però sì, molti dei metodi sono palesemente copie incollati e riadattati. E quindi, ci vediamo dietro. Benissimo pinguini, questo è il programma Java. Allora, non so se voi riuscite a notare, qua io ho 4 file, perché in Java conviene mettere ogni classe in un file separato. Si possono mettere più classi nello stesso file, ma solamente una può essere, come vedete qua, sempre pubblica. Quindi ho un file per la classe game, una per last frame e l'altra per frame. Ho anche un'altra classe bowling, in cui c'è semplicemente il main, come vedete, perché come vi dicevo, ogni programma in Java deve avere un main e, poiché tutto è una classe, deve stare all'interno di una classe. Certo, lo potrò mettere anche nella classe game o una classe frame, non è importante dove lo metti, basta che ci sia un main, però sarebbe stato fuori contesto, quindi ho fatto una classe che costituisce il punto d'ingresso di questo programma. Come dicevo, il metodo main è public static void, public perché il metodo deve essere pubblico, perché deve essere visto dalla Java Virtual Machine. Static vuol dire che praticamente questo è quello che si chiama un metodo di classe e non un metodo di istanza. Cosa vuol dire? Che tutti i metodi static, anche le proprietà possono essere static, infatti poi dopo ne vediamo qualcuna, possono essere utilizzate senza istanziare una classe. Quindi quando noi dobbiamo chiamare quel metodo, dobbiamo utilizzare una certa proprietà, possiamo mettere nome della classe e punto il nome del metodo static. Ovviamente questo non permette l'utilizzo della parola chiave this, perché non c'è un'istanza, perché sono metodi chiamati al di fuori di un'istanza. Come dicevo, il main è un metodo particolare che serve allo stesso scopo della funzione main che abbiamo in C e in C++. String è una classe di JavaLang. JavaLang è praticamente il package fondamentale di Java, che nonostante che sia un package non è richiesto che sia importato implicitamente, perché già Java lo importa, ed è equivalente della runtime di C o C++. È vero che da una parte noi dobbiamo fare gli include, però non vi ho spiegato in C e in C++ tutta quella parte di linking che magari affronteremo in un video dedicato. Ora io qua ho dei disagi con Visual Studio Code che poi mette dei suggerimenti. Come si staccano i suggerimenti? A few moments later. Perfetto, ci sono riuscito. Il main ha semplicemente queste tre righe. Crea una stringa con la mia partita, quindi che questa è quella che vi ho fatto vedere anche nei video precedenti, quindi non mi dilungherò molto qua. Crea una classe di tipo game. E qui uso la parola chiave new, che è quella che vi dicevo io per quanto riguarda che questa istanza viene messa nello heap e non nello stack. Game, e prendo due parametri. MyGame, che è questa stringa qua, e Valerio. Quindi questo costruttore della classe game, come vedete, dal hint di Visual Studio, prende due stringhe. E poi faccio printGame. Questo costruttore a suo interno richiama anche il metodo per calcolare il punteggio. Adesso andiamo a vedere la classe game, che si trova in un altro file, e qui abbiamo class game. Sì, la potremmo mettere public. Ah, una cosa che non vi ho detto
è che la classe principale di un file, in questo caso game, a parte deve essere public, non è indispensabile, perché semplicemente la visibilità nei package, ma siccome qua siamo lo stesso package, quindi il problema non ce n'è, deve avere lo stesso nome del file. Quindi vedete, questo file si chiama game.java, questo perché la classe principale si chiama game. Quando noi compiliamo tutte queste classi, ci farà poi dei file che si chiamano nome della classe.class, quindi quando compiliamo questo avremo game.class, bowling.class e così via. Benissimo, la classe game ha semplicemente due proprietà private, vedete qua. La prima proprietà è un array di frame, infatti qui c'è il tipo frame che l'ho definito in questa classe qua, che poi andremo a vedere nel dettaglio, e poi c'è una stringa per il nome del giocatore. Ho definito diversi costruttori, ho definito il costruttore senza parametri, che praticamente inizializza qua un array di nframe. Ecco, questo nframe è una costante, è stata 10, che è static, e quindi io la utilizzo facendo frame.nframes. Se noi andiamo alla classe frame, vedete qua ci sono tutte queste costanti che sono le stesse che avevo messo sia in C che in C++ e sono tutte static. Final, ecco, final è una parola chiave simpatica in Java, ha tanti significati. Nel caso in cui viene utilizzato in proprietà, significa che quelle proprietà sono costanti, quindi l'equivalente della parola chiave const in sé. Se invece la parola final viene utilizzata in un metodo, significa che quel metodo non può essere poi utilizzato nel caso di overriding, cioè quando noi estendiamo la classe frame, la sottoclasse importerà tutti i metodi, però noi abbiamo visto che poi i metodi possono fare l'overriding, perché questo ci permette di utilizzare una delle proprietà della programmazione dei dati oggetti, che è il polimorfismo. Tuttavia, quando un metodo è final, quest'ultimo viene sempre importato in una sottoclasse, a meno che è private, quindi manco lo vede. Tuttavia, non possiamo fare l'overriding. Final può essere utilizzata anche qua, per una classe. E vedete che qua mi crea diversi disagi. Perché mi crea dei disagi? Una classe final non può essere estesa, quindi non possiamo fare l'ereditarietà. Siccome last frame estende frame, qua mi dà degli errori, perché qua mi dice the type last frame cannot subclass the final class frame, che significa il tipo last frame non può essere sottoclasse della classe finale frame. Quindi questa parola chiave final serve per tre cose diverse. Benissimo, ritorniamo alla classe game. Qui creo un nuovo array. Però, siccome questo è un array di frame, quindi un array di oggetti, lui crea solamente l'array, quindi un posto in memoria con, in questo caso, 10 locazioni. Ma gli oggetti all'interno non sono istanziati, quindi li dobbiamo istanziare a uno a uno. Ed è per questo che io faccio qua un ciclo for. Qui abbiamo i uguale a 0, i minore di nframe meno 1. Ora, non è necessario che questa variabile i sia di tipo byte, ovviamente può essere del classico tipo int. Io l'ho fatto per farvi vedere come utilizzo un altro tipo di dato, che è vero che c'è in C e C++, ma si chiama char. Perché, come vi dicevo, il char in Java è di 2 byte, non di 1 come in C o in C++. Quindi faccio this.frames alla posizione iesima, crea un nuovo frame in cui frame ha questo costruttore che prende un intero, tuttavia noi passiamo un byte, possiamo convertire una variabile tipo byte a intero, tanto alla fine occupa solamente più spazio, non perdiamo di precisione. E questo i più 1 semplicemente che noi passiamo al frame il numero del frame, perché ogni frame deve sapere di che numero è, se è frame 1, se è frame 2, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ciclo for ci permette di inizializzare ogni elemento dell'array. E noi lo facciamo che va da i, che va da 0 fino a nframes meno 1. Ora, nframes meno 1 significa 9. Quindi se i deve essere sempre minore di 9, significa che questo for andrà da 0 a 8. Lasciando l'ultimo frame scoperto. E ora capiamo perché. Ora, vedete che qua ho messo this e qua no? Perché automaticamente Java sa che quando si chiama frames si riferisce alla proprietà dell'istanza.
Questa a me sta cosa non piace, quindi io metto this. Il motivo per cui l'ho fatto è per dirvi che si può omettere. A me l'omissione non piace e infatti lo mettiamo esplicito sempre. Per quanto riguarda l'ultimo frame, io lo faccio a parte. Siccome comunque questa array è di 10 elementi, quindi va da 0 a 9 compreso, quando abbiamo riempito le prime 9 posizioni, quindi da 0 a 8, abbiamo la nona posizione, considerando che sia zero based, che è la istanza di tipo last frame. Vedete il potere della programmazione orientata ad oggetti? Questa è un array di tipo frame, ma io qua sto istanziando un tipo diverso, last frame. Lo posso fare perché last frame estende frame, quindi last frame è anche di tipo frame. Questa è una cosa fondamentale che voglio precisare. Noi possiamo associare una variabile di un tipo, un'istanza o di quel tipo o di tutte le sue sottoclassi. Il viceversa non si può fare. Quando non potevamo creare un array di last frame e poi istanziare anche frame. Perché quando noi definiamo questa cosa, anche se noi qua abbiamo definito last frame, Java continuerà a utilizzarla come se fosse una classe di tipo frame. Quindi se last frame ha dei metodi aggiuntivi, in questo caso noi non li vediamo. Tuttavia, per via del dynamic dispatch, vi ricordo sempre di andare a vedere questo video, i metodi che sono stati overridden in last frame verranno sempre visti. Quindi in questo caso, anche se noi mettiamo una sottoclasse, lui tratterà, dal punto di vista di compilazione, la tratterà come se fosse una classe di tipo frame. Tranne per i metodi overridden, e poiché questo costruttore non ha parametri, io devo comunque inizializzare la proprietà player e ci metto un nome generico, player. L'altro costruttore è un costruttore che prende un solo parametro, una stringa in particolare, che è la sequenza. Quindi praticamente io dico istanzia una classe in cui passo solamente la stringa della giocata. La prima cosa che lui fa è chiamare il costruttore, quello senza parametri, vedete qua. Ecco, la regola fondamentale di Java è la seguente. Nel costruttore, se noi vogliamo chiamare un costruttore della stessa classe, quindi un costruttore diciamo sovraccaricato come in questo caso, o un costruttore della superclasse, questa chiamata deve essere sempre la prima istruzione del metodo. Infatti se io qua lo cambio, metto la seconda chiamata, vedete che qua mi dà questo errore: constructor call must be the first statement in a constructor. La chiamata a un costruttore deve essere la prima istruzione nel costruttore. Quindi questa linea di codice non fa altro che invocare questo e quindi mi farà tutte le inizializzazioni di base che mi servono. Poi io chiamo il metodo readSequence in cui gli passo la sequenza e poi chiamo il metodo calculateScore. L'altro costruttore che ha due stringhe come parametri, in cui la prima chiamata chiamo questo costruttore che a sua volta chiama quest'altro, vedete come sto andando in cascata, e poi a differenza degli altri assegno il nome del giocatore alla variabile distanza player. Adesso c'è da notare una cosa, perché voglio arrivare a questo punto. Vedete che qua ho chiamato questo parametro player, quindi è un identificatore che si chiama player, ma anche la proprietà della classe si chiama player. Quindi c'è un'ambiguità? No, perché qua ho utilizzato this. Tuttavia, se io non mettevo this, ci sarebbe stata un'ambiguità. E infatti Java me lo fa notare dicendo the assignment to variable player has no effect. Perché nel momento in cui noi abbiamo all'interno di un metodo una variabile che ha lo stesso nome di una variabile distanza, Java fa quella cosa che si chiama masking, ovvero fa finta che la proprietà distanza non esiste. Secondo lui questa istruzione significa che io sto assegnando player a se stesso. Per risolvere l'ambiguità devo utilizzare this, quindi ecco perché dico sempre che this va sempre utilizzato in ogni caso. Poi abbiamo come in C++ qualche metodo get, tipo getFrame, quindi questo mi istituisce l'iesimo frame. ReadSequence non andrò in dettaglio perché è esattamente come quella di C++, con l'unica differenza che i metodi isStrike, isSpare non sono più delle macro, ma sono dei metodi statici all'interno della classe game, che sono all'interno della stessa classe che siamo qua. Quindi se io vado qua isStrike, abbiamo in fondo questi public static boolean isStrike, isSpare, isMiss, isNumber, che fanno esattamente le stesse cose che faceva C++. Questo perché Java non ha le macro.
torniamo su. Allora, sul metodo read sequence non c'è molto da dire, quindi, perché l'ho già detto nel video precedente. Ovviamente ho anche altri getter e setter, tipo per set player e get player, che non fanno altro che impostare o restituire il nome del giocatore. Il metodo calculate score è esattamente uguale, con qualche differenza. Andiamo a vedere solamente le differenze. Se vi ricordate dal video precedente, io per azzerare tutto un array utilizzavo memset. Ora, in Java, quando si crea un array o quando si dichiara una nuova variabile, Java, a differenza di C o C++, automaticamente la setta a zero. Quindi, qua potete dire, non c'è bisogno di fare il memset come facevi in C o in C++. In realtà, in questo caso specifico di Java, c'è di bisogno. Perché è vero che se da una parte questa istruzione mi crea un array di interi chiamato nextRoll con tutti zeri e poi io me lo vado a riempire con la stessa regola della volta scorsa, tuttavia ad ogni iterazione, perché per ogni frame io devo comunque zerarli quei valori, perché ad ogni frame i nextRoll sono diversi, quindi io li devo in ogni caso zerare per ogni iterazione. Quindi anziché dei memset io utilizzo il metodo staticFill all'interno della classe arrays, che si trova all'interno della Java util. E infatti, se voi vedete qua in cima, io ho dovuto importare java.util.arrays, notare la S alla fine. Questa è una classe tipo coltellino svizzero che contiene tante funzioni per giocare con gli array. Array.fills, io passo un array e in cui gli dico con cosa devo riempire, con zero, e lui praticamente prenderà questo array e lo riempirà con tutti zero. Però per il resto, la classe calculateScore non ha differenze sostanziali. Nei video precedenti non mi sono soffermato molto sulla funzione, in questo caso metodo, printGame. Ed è meglio fare qualche considerazione adesso, perché è il momento di spiegarla. Perché alla fine lastFrame non ha nulla di diverso di quello che abbiamo visto in C++. Qui c'è stringBuilder, voi potete dire che cos'è stringBuilder, ma non ha importanza perché ce l'ho anche qua, quindi... lastFrame estende frame, non c'è nulla di nuovo che non possiate andare a vedere in maniera indipendente. Idem per la classe frame, vi ho spiegato tutte queste costanti già poco fa. La classe frame non c'è nulla di esoterico e nulla di diverso da quello che abbiate già visto in passato. Ovviamente vi ho spiegato cos'è il metodo toString già in precedenza, quindi tuttavia devo spendere qualche parola in più per printGame. Dunque, c'è questa classe che si chiama StringBuilder, che è una classe che facilita la costruzione di stringhe. Una stringa non è mutabile. In realtà questa cosa è in molti linguaggi di programmazione. In C o in C++, le stringhe non mutabili sono quelle che vi ho fatto vedere puntatore a const char. Però se noi definiamo una stringa che sia un puntatore a char, quella stringa è mutabile. Però per mutabile cosa significa? Che noi possiamo modificare i caratteri al suo interno, ma non possiamo renderla né più piccola né più grande. O meglio, più piccolo possiamo fare, basta in C o in C++ spostare il null character, ma più grande non si può fare. Come si fa a fare in C o in C++ una stringa più grande, tipo concatenare due stringhe? O come si fa in Java a cambiare anche un singolo carattere, perché è detto che è immutabile? Lo si fa come? Creando una nuova stringa. Quando uno deve concatenare due stringhe o deve modificare anche un solo carattere in una stringa, si crea una nuova stringa. E con quella vecchia che si fa? In Java non ci interessa. Non ci interessa perché la memoria allocata per la stringa che a noi non interessa più verrà in qualche momento dell'esecuzione del programma liberata dal garbage collector, quindi non ce ne frega un c***o. StringBuilder semplicemente facilita la costruzione di stringhe e c'ha qualche funzione che a me serve, tipo append, che serve per appendere altri caratteri in fondo, quindi concatenare caratteri o stringhe. Ora, che cos'è questo ciclo for? È molto strano, perché c'ho qua una variabile nuova chiamata current frame, due punti this frame. Questo è quello che si chiama un ciclo for each. Non vi dico i dettagli adesso, perché lo spiego più nel dettaglio in C Sharp. Semplicemente, per andare avanti in questo video, qui ho messo questa array e semplicemente variabile verrà settata ad ogni iterazione con un elemento dell'array frame diverso. Quindi questa istruzione è totalmente equivalente a questa.
praticamente questa semplicissima riga è equivalente a queste due mastodontiche righe. Quindi, ora che ve l'ho spiegato, lasciamo questa, che a noi ci piace così, e poi per dettagli per il ciclo for each li vediamo successivamente. Tra l'altro questa sintassi in Java non c'è da sempre. Ora non ricordo esattamente quando è stato introdotto il ciclo for each, lo metterò in sovraimpressione, e permette di iterare per ogni elemento di un array in questo caso. Cos'è frame line 1 e frame line 2? Line 1 è dove io metto i singoli tiri di un frame. La seconda riga è quando metto il risultato cumulativo per ogni frame. Allora, a frame line 1, come vi dicevo, io metto i risultati di ogni tiro. Quindi per ogni frame messo in current frame chiamo il metodo toString e lo passo come parametro al metodo append di frame line 1, che è di tipo string builder. Quindi lui praticamente mette frame dopo frame separato da questa barretta verticale, perché a me piacciono le cose grafiche fatte bene. La domanda è necessario mettere questo toString? Non lo so, vediamo se io lo tolgo. Java fa il suo lavoro di automaticamente chiamare il metodo toString della classe frame di currentFrame. Oh, ho sbagliato, perché stavo cercando di eseguire game e quindi lui mi dice: guarda, la classe game non ha main, devo andare in bowling. E in realtà si comporta molto bene, quindi il toString era ridondante. Per ogni frame io devo mettere i tiri, ma devo anche mettere il risultato. Il risultato lo metto in frame line 2, e infatti qua ne approfitto. Se il frame occorrente è il decimo frame, perché io qua ho il getter get frame number, vi ricordo che i frame number non sono zero base, io li metto da 1 a 10 perché poi è quello che voglio stampare. Quindi, siccome questo non è zero base, lo posso confrontare con 10. Quindi, se siamo all'ultimo frame, fai questa cosa. Ora qua devo chiudere questa roba per far entrare tutto in uno schermo. Che cos'è tutta questa roba? Prendo l'istanza frame line 2 e praticamente chiamo il metodo append, in cui praticamente gli passo tutto questo. Che cos'è tutto questo? Nella classe string c'è un metodo statico che si chiama format, che funziona esattamente come printf. Usa la stessa sintassi per quanto riguarda i placeholder. Che significa questo 5D? Significa io voglio avere un intero, perché D sta per decimal, un intero che al più deve avere 5 posti. Questa cosa la faccio perché se io eseguo di nuovo il codice, vedete che qua noi abbiamo al più 5 posti e lui fa in automatico l'allineamento verso destra. Perché ci abbiamo 5 posti? Perché siccome l'ultimo frame può avere al più 3 tiri, dicendo al minimo, avendo 3 tiri e uno spazio che li separa, questi qua sono 5 caratteri, quindi io qua voglio riempire con al più 5 caratteri. Siccome il punteggio massimo che possiamo fare a bowling è 300, quindi noi possiamo avere al massimo 3 caratteri per rappresentare il punteggio. Gli altri due caratteri non ci sarebbero, però non posso mettere in automatico due caratteri, perché se il punteggio è minore di 100, tipo abbiamo fatto 48, allora mi servirebbe un carattere in più. Non c'è bisogno di gestire questi casi, perché format si comporta esattamente come in printf. Infatti se andate a vedere il codice in C e in C++, vedete che ho utilizzato la stessa roba. Amo la funzione printf e tutte le sue derivate. Ovviamente, siccome abbiamo messo questo placeholder, dobbiamo passare il valore, e questo glielo passiamo come il parametro successivo del metodo, diciamo, format. E dico current frame get score. Semplice. Se non siamo nell'ultimo frame, faccio la stessa cosa, però mettendo che il valore del punteggio può avere al più 3 caratteri. E anche in questo caso, nella seconda linea, ci mettiamo una linea verticale, perché, come diceva, a me piacciono le cose fighe. Ora, frame line 1 non è una classe di tipo string, è una classe di tipo string builder, quindi in qualche modo lui si tiene in memoria tutti i pezzetti di stringa che poi noi vogliamo far diventare una stringa. Quindi, per ufficializzare la stringa, io creo una nuova istanza di tipo string che chiamo semplicemente frames, in cui qua gli assegno praticamente frame line 1.toString. Io dico: bello, visto che tu sei una classe di tipo string builder, adesso costruisci questa stringa e me la metti in frames. Questo toString è necessario? Sì, è necessario. Java, essendo stupido come sempre, non capisce che questo oggetto deve essere trattato come una stringa e quindi automaticamente invocare il metodo toString, ma lui vede questo qua come un'assegnazione di classi tipo diverso. Ci avevo dato speranza un pochettino al suo disagio, ma in realtà non ce l'ha fatta. Ora, per creare le linee tratteggiate, io eseguo
queste linee tratteggiate, indipendentemente da dove siano, devono avere la stessa lunghezza di questo e la stessa lunghezza di questo. Quindi semplicemente io qua gli dico: prendi questo trattino, punto, repeat. Quante volte lo devo ripetere? La lunghezza di frames, che è praticamente questa roba qua, punto length più 1. Avete notato che questo punto length ha le parentesi? Perché frame di tipo string non è un array, non c'è una proprietà length, ma c'è un metodo length. Perché come vi dicevo, array è trattato in maniera particolare, c'è una proprietà in solo lettura, ma in realtà in Java le proprietà in solo lettura non si possono fare, quindi c'è un po' di cose di serie A, cose di serie B. È vero, string è una classe particolare, poteva essere anche lei avere una proprietà in solo lettura length, non l'hanno fatto i creatori di Java. Perché? Non lo so, e sinceramente non lo voglio sapere. Domanda che mi potete fare è questa: ma qui abbiamo una stringa, proprio una stringa vera, non una variabile di tipo string, proprio una stringa vera, in cui sto chiamando un metodo punto repeat. Questo è esattamente equivalente completamente a scrivere questa cosa qua, string trattino, e qua noi mettevamo trattino punto repeat. Controlliamo se quello di cui è vero, e infatti funziona, che a sua volta è equivalente a fare quest'altra roba. Guardate, questa cosa vi farà impazzire. New string, metto il trattino, non c'è bisogno di creare una nuova variabile. Questo è del tutto equivalente e vi garantisco che funziona. Salvo con Ctrl S e eseguo. Vedete? Perché qua dico crea una nuova stringa con questo trattino. Ma tutto questo non è necessario, perché posso fare semplicemente questo. Perché questo già di per sé è un oggetto di tipo string e come tale ha i suoi metodi di tipo repeat. Vedete? Il zucchero sintattico di Java. Poi cosa faccio? Creo una nuova variabile chiamata player line, che semplicemente mi permette di creare, diciamo, questa riga qua. Però questa riga qua ha tanti spazi prima e dopo il nome, perché lo voglio centrare. Intanto io lo inizializzo col nome del giocatore, ma devo settare gli spazi. Ora vediamo come ho fatto. Intanto io stampo a schermo la prima linea tratteggiata, che è questa qua. Poi c'ho L padding and R padding, significa left padding e right padding, che in italiano significa riempimento sinistro, riempimento destro. Ovviamente significa questo riempimento qua. Che questo riempimento è semplicemente la lunghezza di questa stringa qua, diviso 2, meno la lunghezza della stringa del nome del giocatore, diviso 2. E una volta detto ciò, io stampo una linea verticale, concateno con questa stringa che è lo spazio, ma non è un solo spazio, perché qua faccio punto repeat, quindi quante volte ripeto questo spazio, quando uno dice L padding, più quindi concateno il mio nome, più concateno questo spazio che, come ripeto, non è uno spazio, ma è una stringa ripetuta quante volte R padding dice, più quindi concateno la linea verticale, e quindi questo mi costruisce questa linea proprio quasi carattere per carattere. Poi cosa devo stampare? Devo stampare questa riga qua, quindi praticamente il numero di ogni frame. E questa cosa la faccio semplicemente stampando a schermo una linea verticale seguito da uno spazio, concateno i più 1, quindi concateno uno spazio, sempre un unico spazio. Questo i più 1 ovviamente è un intero, ma Java questo intero me lo trasforma automaticamente in una stringa, e quindi tutta questa concatenazione si può fare, è tutta legale. Vedete che qua sto chiamando il metodo print, non println, perché noi non vogliamo che ritorni a capo, altrimenti qui anziché mettermi uno accanto all'altro me ne metti tutte le righe separate. E poi praticamente facendo questo io arrivo qua, anzi no scusate, arrivo qua perché devo mettere un carattere in più. E poi per avere un carattere in più e la linea verticale stampo semplicemente con println, perché dopo questo possiamo tornare a capo. Stampo un'altra linea tratteggiata orizzontale, stampo una linea verticale più quello che c'era in frames, che è tutto questo qua, compresa la linea verticale finale. Stampo un'altra linea tratteggiata e stampo una linea verticale più tutto quello che stava in frame line 2. Anche qua questo toString è del tutto ridondante. Proviamo, perché ogni tanto Java fa lo stronzo. Sì, era del tutto ridondante. Perfetto, ritorniamo qua e poi stampo l'ultima riga orizzontale. Allora, per quanto riguarda la riga orizzontale, voglio fare un cambiamento proprio qua in diretta, perché non mi piace più questa linea orizzontale fatta così. E come la facciamo? Gli togliamo due caratteri.
E poi la facciamo così, gli mettiamo. Stampiamo proprio un carattere più che lo concateno con tutti i trattini e poi gli mettiamo un'altra volta un carattere più. Vedete che qua scrivo questo più è un operatore di Java, l'operatore di somma che con le stringhe è concatenazione, ma io stampo poi appunto il carattere più. Spero che questa cosa non vi confonda, perché questa cosa viene stampata in questa maniera. Oh, mi piace di più questa tabella fatta così. Vedete che questi più sembrano tipo degli incroci, sembra... Prima di concludere, vediamo se ho trascurato qualcosa in particolare in last frame. Scorro velocemente per vedere se ho trascurato qualcosa. Ah, sì, l'unica cosa che vi devo spiegare è questa roba qua. Cos'è questa sintassi? E poi possiamo concludere. Questa sintassi c'è anche in C e C++ e si chiama typecast o semplicemente cast. Allora, this.getRoll, giusto? Da un intero. Per via di case ci stavano prima, che non è uno strike, non è uno spero, quindi sappiamo che restituisce un numero intero che può essere da 0 a 9. Perché in questo caso qua, proprio l'ultimo else, siamo sicuri al 100% che sia un numero da 0 a 9. Anzi no, scusate, un numero da 1 a 9 compreso, perché il caso in cui sia 0 è gestito qua e stampiamo il trattino, per cui no point symbol è semplicemente il trattino. Quindi praticamente noi abbiamo qua il carattere 0, sappiamo che il carattere 0 è codificato all'interno della codifica ASCII o ASCII, come dirsi voglio, se non ricordo male era il numero 48. Se questo metodo restituisce 1, significa vai al carattere rappresentato dal numero 49, perché Java come in C questo carattere 0 lo tratterà come un intero, quindi 48 più 1 significa 49. Però questo metodo restituisce un carattere, quindi voglio stampare il carattere che sia la posizione 49. Ma questo è l'intero, questo è tipo char, questa operazione restituirà un atto intero, perché Java converterà il risultato dell'operazione a un tipo più grande che c'è, che in questo caso il tipo più grande che c'è è intero, perché sappiamo che ha 4 byte. Però vogliamo che tutto questo sia alla fine un carattere, e quindi io lo forzo col typecast a dire... Bello di papà, il risultato di tutta questa operazione deve essere trattato come un carattere, quindi una variabile di tipo char. Benissimo, pinguini. E io sono riuscito a spiegarvi Java in una sola ora. Benissimo, pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Non solo vi rimando agli altri contenuti che porto su questo canale, e andatevi a ripescare qualora ve le siete perse gli altri video di questo speciale di Code Academy, che abbiamo il video di C, C++, e adesso c'è pure Java. E quindi, grazie ancora per la vostra attenzione, e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!